Sono ben 450 in provincia di Salerno le assunzioni per il sostegno in deroga garantite da una recente sentenza della Corte Costituzionale di cui non vi è più traccia. La decisione sembra sia arrivata dal Ministero dell'Economia, che ha imposto al MIUR il ritiro del contingente di 1.788 posti complessivo destinato alle scuole della Campania. Si tratta di 450 posti che avrebbero garantito la possibilità di insegnare per un anno a quanti da tempo sono inseriti ma con scarse possibilità occupazionali nelle graduatorie provinciali e interprovinciali. La notizia ha gettato nello sconforto quanti erano sicuri, in base al loro punteggio, di ottenere uno dei 450 posti disponibili a Salerno e che per questo motivo avevano rifiutato altre destinazioni. I posti disponibili al momento pare che siano 500 in tutta la Campania, di cui solo 100 in provincia di Salerno. I precari però non intendono rimanere a guardare e già da ieri, in concomitanza con l'avvio dello sciopero della fame a staffetta, per ora intrapreso da Graziella Ventrone, hanno lanciato la mobilitazione totale. Partono così i preparativi per la battaglia che già da stamattina è entrata nel vivo, ma che i COBAS Scuola, a differenza delle altre organizzazioni sindacali che si sono date appuntamento a Napoli per manifestare davanti all'ufficio scolastico regionale, intendono condurre da Salerno, dal loro presidio di via Monticelli. Intanto al presidio allestito all'ufficio scolastico provinciale continua la raccolta delle tessere elettorali. Nella teca sistemata sotto il tendone ieri si potevano contare già più di 20 certificati consegnati. Non abbiamo alcuna voglia di votare per questa classe politica che, con governi di tutti i colori, negli ultimi 15 anni ha pensato solo a massacrare la scuola pubblica. Questa è la motivazione alla base della particolare forma di protesta. I precari hanno già fatto sapere che manifesteranno il loro disagio anche al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in visita in città, facendogli recapitare le tessere raccolte.